Salve carissimi ignatostomi. Avete presente il mito di Ulisse e Polifemo? Secondo la storia narrata nell'Odissea, Ulisse giunse sull'isola Lachea, un'isola dell'arcipelago dei Ciclopi in Sicilia. Qua Ulisse incontrò il temibile ciclope Polifemo, che imprigionò l'eroe e i suoi compagni nella sua caverna. Ulisse e gli altri superstiti riuscirono a scappare dalla caverna con l'inganno, accecando il ciclope e attaccandosi al vello del ventre delle sue pecore. Quando ero piccola, questo mito mi colpì moltissimo, in particolare il personaggio di Polifemo e i suoi simili. Crescendo, ho cominciato a chiedermi come i greci si sono potuti immaginare creature così bizzarre. Come sono nati i miti sui ciclopi? C'è un fondo di verità nella loro storia? Ma soprattutto, se avessero portato gli occhiali, come sarebbe stata la montatura? A queste domande proverò a rispondere in questo video. Dal punto di vista morfologico, i ciclopi sono descritti come creature umanoidi molto simili a noi, se non fosse per le loro dimensioni da giganti e il fatto di avere un occhio solo. Per quanto riguarda il loro comportamento, invece, al di là dell'essere descritti come buoni o cattivi a seconda del mito, hanno tutti un qualcosa in comune: vivono in caverne o all'interno di montagne. Peraltro, questi luoghi sono generalmente situati in Sicilia o comunque su isole del bacino del Mediterraneo. Coincidenze? Io non credo. Dovete infatti sapere che, nel XIX secolo, sono stati trovati in varie isole del Mediterraneo resti scheletrici molto particolari, che sono sicura avranno lasciato di stucco i greci. Ne vedete una foto che ho scattato qualche tempo fa al Museo di Storia Naturale di Verona. Immaginate per un attimo di essere dei greci, cresciuti a olive e miti, e con pochissime, se non nulle, conoscenze di storia naturale. Si è stimato che l'Odissea sia stata scritta più o meno nel VI secolo a.C. Aristotele, che ha condotto tra i primi studi naturalistici anche di un certo spessore, è vissuto intorno al 350 a.C., quindi 200-300 anni dopo. Capitati in una caverna, vi trovate davanti questo, quello che sembra il cranio di una creatura incredibile. Fra stupore e forse un po' di paura, cominciate ad osservarlo. Il buco al centro doveva probabilmente ospitare un unico grande occhio e, viste le dimensioni del cranio, doveva di certo appartenere ad un signore piuttosto ben piazzato, probabilmente delle dimensioni di un gigante. Gli ingredienti ci sono tutti, non resta che metterli insieme. Nascono così i ciclopi, figure mitologiche presenti in numerose leggende greche. Mettetevi ora nei panni di un naturalista vissuto durante l'Ottocento, con solide basi di tassonomia, che ha avuto modo di vedere resti ossei recenti e antichi. Capitati in una caverna situata su un'isola del Mediterraneo, vi trovate davanti questo, quello che sembra il cranio di un animale. Tra stupore e meraviglia cominciate ad osservarlo. Il buco al centro sarà sicuramente una cavità nasale, e che naso doveva avere! Gli occhi si trovano qui, spostati lateralmente rispetto ai nostri. E guarda qua! Chissà che zanne doveva avere! Ad occhio e croce direste che è un elefante? Sì, probabilmente lo è stato, ma le dimensioni del cranio, e probabilmente delle altre ossa trovate, vi fanno capire che doveva essere piuttosto piccolo come elefante. A seconda della specie che avete rinvenuto, poteva essere alto 90 cm o 180 cm. Nulla di paragonabile agli elefanti che conoscete voi. Vi trovate davanti ai resti di una specie estinta di elefante nano. In particolare, quello in foto è Paleoloxodon falconeri. Lo so, mi dispiace per tutti coloro che avevano creduto ai ciclopi, ma purtroppo sono solo elefanti nani del Pleistocene. Quasi tutti gli elefanti nani in questione, ad esclusione di Mammutus lamarmore, un mammut nano sardo, sono appartenenti al genere Paleoloxodon, e probabilmente discendono dalla specie Paleoloxodon anticus, estinto all'incirca 70.000 anni fa. Erano ormai estinti al tempo dei greci, fattore che potrebbe aver aiutato la nascita della leggenda dei ciclopi, ma non così presto da non essere stati contemporanei a Homo sapiens e Homo neanderthalensis. E chissà che i nostri antenati non li abbiano incontrati senza lasciare testimonianze durature abbastanza da tramandarsi anche diversi secoli dopo. Sicuramente si hanno testimonianze di incontri con Paleoloxodon anticus, la presunta specie progenitrice degli elefanti nani, che sembra fosse cacciata. Per quale motivo, però, questi elefanti, che ricordo essere tutte specie insulari, erano nani? Potrebbe esservi capitato di aver sentito parlare di nanismo e gigantismo insulare.
I nostri amici proboscidati sono proprio un esempio di nanismo insulare, come anche ad esempio Homo floresiensis, nostro estinto compagno di genere che abitava l'isola di Flores in Indonesia e che si è stimato fosse alto intorno al metro. In biologia evoluzionistica esiste un principio chiamato regola di Foster, dal nome dello scienziato che l'ha esposta, che afferma che i membri di una specie, sia animali che vegetali, che si evolvono in un'isola, tendono ad aumentare o diminuire di dimensioni nel tempo a seconda della loro dimensione di partenza e delle risorse disponibili. Secondo Foster, la spiegazione del gigantismo insulare in piccole specie potrebbe essere l'assenza di predatori nell'ambiente isolato a causa degli spazi ristretti e della difficoltà di questi ultimi a raggiungere le isole, mentre per quanto riguarda il nanismo delle grandi specie, questo potrebbe essere dovuto alle più scarse risorse di un ambiente più ristretto rispetto al continente. Attenzione al termine isola. Mentre in termini geografici l'isola è una zona di terra completamente circondata dall'acqua, in ecologia si intende un'area che, per diverse ragioni, rimane isolata dal resto, come ad esempio può essere una caverna, un'oasi nel deserto, una montagna isolata da altre e anche ovviamente una piccola isola nel mare. Sarebbe stato quindi questo il destino dell'antenato degli elefanti nani. Colonizzate differenti zone di terra grazie ad un più basso livello del mare rispetto a quello attuale, la specie si sarebbe evoluta in maniera differente in ognuna delle zone rimaste isolate una volta che il livello del mare si è alzato, portando a specie differenti e più piccole, come spiegato dalla regola di Foster. Eccoci alla fine. Vi è piaciuto questo video un po' diverso dal solito? A me, sinceramente, sì. E nel caso siate d'accordo, si potrebbe replicare l'esperimento. E no, tranquilli, non mi sono dimenticata della montatura degli occhiali dei ciclopi. Secondo me sarebbe come quella che potete vedere indosso al ciclope Gino, che non ha le orecchie per sorreggerla, ma tanto è una pianta con gli occhiali, quindi facciamo finta. Vi ricordo che in descrizione potete trovare un po' di cose che potrebbero interessarvi, come un articolo, in inglese, che parla un po' delle specie di elefanti nani nel Mediterraneo, o il mio account Instagram, in cui ogni tanto faccio divulgazione spiccia e pubblico aggiornamenti riguardanti il canale. Grazie mille per aver guardato il video e alla prossima, ciao!